fra l'Otto e il Novecento accade forse la storia, io credo, più romantica del mondo, che vi vogliamo raccontare. Una storia fra un pittore francese di nome Charles Millin e una bellissima donna parigina, di cui conosciamo solo il nome, Émilie. Lei era stata promessa a un altro uomo, sembra, e allora Charles Millin decise di lasciare Parigi per sempre, di dedicarsi solo alla pittura, e non amò mai più nessun altro, fino alla fine dei suoi giorni. So che può sembrare una cosa strana, ma è una canzone, è una storia molto romantica. E dato che in questo momento abbiamo davvero bisogno di tanto romanticismo, non possiamo non raccontare una storia simile. Charles Millin si spostò quindi da Parigi, no? Decise di venire in Italia a vivere, aveva degli amici, si spostò nelle Maynard, un luogo bellissimo, fra il Molise e l'Abruzzo. Visse per tutto il resto della sua vita in una grotta, quasi come un eremita, continuando a dipingere. E non rivide mai più Émilie, non si sposò mai più, non si fidanzò mai più. Quando Émilie morì, negli anni del Novecento, credo fosse 1930-1940, un amico gli mandò una lettera e disse: Émilie è morta questa notte. E lui rispose a questo suo amico a Parigi: lo so, perché io l'ho sognata questa notte, e ho sognato che andava via, se ne andava via da me, ma io l'ho vista l'ultima volta quando aveva 19 anni, 20 anni, per cui per me è immobile per sempre nella sua bellezza ed immortale nella mia mente. Come avevo detto prima, ci sono storie così romantiche che non possono non essere raccontate. E con il vostro permesso, questa è la storia vera, vera, di Charles Millin e di Émilie. Bellissima, noi due non invecchieremo mai.